Segue immediatamente l'urlo lacerante degli altri tutti. I grossi idrovolanti girano sui gavitelli, poi vanno a disporsi controvento sulla direzione del decollaggio. Le eliche mordono l'aria con un fischio rabbioso. Lancio per il primo il mio apparecchio che scatta a corsa vertiginosa sul filo dell'acqua. Uno stacco. Un cuscino soffice d'aria. Siamo in volo. Sotto di noi, squadriglia per squadriglia, decollano a triangolo tutti i rimanenti apparecchi. L'ultimo idrovolante lascia lo specchio d'acqua di Orbetello alle ore 5 precise. Grazie a un piccolo gruppo di tesisti spinti dalla passione per l'aeronautica ed all'intenzione di supportare il gruppo Replica 55 nella progettazione di una replica volante del SIAE Marchetti S55X. L'idrovolante, progettato dall'ingegnere Marchetti e realizzato dalla società Idrovolanti Alta Italia, è stato il simbolo dell'esperienza maturata in Italia in campo aeronautico negli anni 20 e 30 del Novecento e l'è esportata in tutto il mondo grazie alla crociera organizzata in occasione del decennale della Regia Aeronautica. Con il passare del tempo, le attività all'interno del team, incentrate sulla realizzazione di modelli CAD e su analisi di meccanica del volo e strutturali, sono incrementate in numero, permettendo agli studenti di approcciarsi ad un progetto aeronautico a 360 gradi. Infatti, i membri hanno la possibilità di incrementare il loro bagaglio di conoscenze studiando e mettendo in pratica concetti relativi anche all'aerodinamica e all'idrodinamica, ai sistemi e alla propulsione, ad analisi dinamiche di impatto in acqua, ai materiali moderni e alle tecnologie di produzione come l'additive manufacturing. Inoltre, alcuni degli studenti che si distinguono per l'impegno e la dedizione nel progetto hanno la possibilità di partecipare ad eventi di carattere nazionale e internazionale e a programmi di tirocinio. Il tutto è ovviamente possibile grazie al supporto economico del Politecnico di Torino, il quale già da 4 anni investe su di noi con ogni tipo di mezzo. È evidente che il vero propulsore del team è la possibilità di vivere un'esperienza di progettazione integrata tra le varie discipline, non solo tecniche gestionali, ma anche di relazioni interpersonali, come se si trattasse di anticipare il lavoro in azienda. L'S55 ha anche un forte legame con il Politecnico di Torino. Infatti, il professor Giuseppe Gabrielli nel 1929 riprogettò la versione completamente metallica dell'idrovolante Savoia Marchetti S55, fino ad allora costruito solo in legno, e fu il primo esempio di aeroplano italiano realizzato in metallo. Il tecnico Marchetti li consegna al tecnico Gabrielli. Bada bene, i disegni li mando a te e chi te li dà non è la SIAE, ma è Alessandro Marchetti. Il team S55 ringrazia il gruppo Replica 55 e Dante Banfi per aver fornito i disegni CAD dell'idrovolante S55X. Massa e posizione del baricentro sono due parametri chiave nella determinazione delle capacità di volo di un velivolo. Infatti, obiettivo primario di ogni progettista aeronautico avere una massa minima così da poter trasportare al massimo carico e al contempo porre attenzione alla posizione del baricentro, che non deve essere troppo arretrato per garantire un volo stabile ed al contempo non troppo avanzato per avere un velivolo che sia sufficientemente manovrabile. Il primo passo è stato dunque il monitoraggio della massa del velivolo che, sulla base di regolamenti di competizioni rivolte al nostro aeromodello, non deve superare i 15 kg in assenza di batterie. Contemporaneamente è stato però necessario studiare la distribuzione di massa, assicurandosi che il baricentro rispettasse i limiti anteriore e posteriore calcolati sulla base delle caratteristiche aerodinamiche del velivolo. Tali caratteristiche sono state ottenute implementando il Vortex Latex Method, un metodo computazionale rapido e leggero che divide le superfici portanti in pannelli aventi un vortice a staffa nel proprio quarto anteriore e trascura l'effetto della viscosità,
che viene introdotto nel modello tramite formule semiempiriche. Ciò permette di ottenere carichi e coefficienti aerodinamici preliminari in attesa di dati più accurati provenienti dall'analisi fluidodinamica computazionale. Pur non essendo presente la variabilità di massa e di posizione del baricentro in volo, caratteristica di un velivolo reale, sono state valutate diverse configurazioni inerziali del modello per verificare la rispondenza ai requisiti di stabilità e scegliere la migliore. Questa analisi si ripeterà in caso si volessero installare sul modello nuove telecamere, sistemi GPS o nuovi sensori. Il calcolo delle caratteristiche inerziali è poi proseguito con la determinazione dei momenti di inerzia, che associati alle caratteristiche aerodinamiche dell'aeromodello hanno permesso di verificarne la stabilità dinamica. A causa dell'assenza di un'analogia tra i momenti di inerzia del velivolo originale e dello scalato, non è stato possibile soddisfare i requisiti per ottenere una similitudine dinamica, che avrebbe permesso di ottenere importanti indicazioni sul comportamento del velivolo reale studiando l'aeromodello, il quale risulta comunque caratterizzato da stabilità dinamica, anche introducendo un modello semiempirico che descriva la spinta dell'elica. Tutte le informazioni ottenute in questo studio hanno permesso di realizzare un simulatore dinamico dell'aeromodello per ricreare e studiare vere e proprie manovre e fasi di volo. La determinazione delle caratteristiche aerodinamiche di un velivolo è tra le analisi più cruciali da svolgere. Il gruppo aerodinamica ha effettuato le simulazioni di volo tramite l'ausilio di due programmi di fluidodinamica computazionale, ANSA della Beta Kai Systems e StarCCM Plus della Siemens. ANSA è stato utilizzato per la modifica delle geometrie CAD in modo da renderle adatte alla simulazione e per la discretizzazione in elementi finiti del campo fluido attorno al velivolo. StarCCM Plus invece è stato utilizzato per la definizione delle caratteristiche fisiche di tutti i problemi in esame e per lo svolgimento delle simulazioni stesse. Le analisi delle fasi di volo normalmente tengono in conto di variazioni di pressione, temperature e densità con l'aumentare o il diminuire della quota, mentre nel caso dello studio dell'aeromodello, viste le basse quote di volo raggiunte, si è ritenuto possibile trascurare queste variazioni. Inoltre, a seguito della notevole prevalenza delle componenti di forza inerziali rispetto a quelle viscose, ovvero sia elevati valori del numero di Reynolds, si è ritenuto necessario la scelta e l'utilizzo di un modello di turbolenza. Le simulazioni hanno fornito sufficienti dati in termini di coefficienti aerodinamici per la generazione di una curva polare del velivolo. Questa curva è stata successivamente messa a confronto con la polare generata precedentemente, utilizzando un modello di calcolo in viscido con l'implementazione degli effetti viscosi tramite formule semiempiriche. Ciò ha dato conferma della correttezza e maggiore precisione dei risultati. Ottimo inoltre il confronto teorico-sperimentale della polare del velivolo reale, ricavata sperimentalmente in galleria del vento. Attualmente il gruppo aerodinamica sta lavorando sullo studio delle fasi di decollo, con la valutazione degli effetti idrodinamici e aerodinamici durante la corsa in acqua e la stima della lunghezza di corsa necessaria per il decollo. Quale utile strumento per l'analisi strutturale e soprattutto per avere una visione d'insieme del comportamento della struttura dal punto di vista dello stato tensionale e delle deformazioni, si è fatto un uso estensivo di codici di calcolo FEM, Finite Element Model. Per la realizzazione del modello agli elementi finiti del velivolo completo e dell'aeromodello si è usato il codice ANSA della Beta Kai Systems. L'idealizzazione del velivolo S-55 ha richiesto un attento studio dei materiali. Infatti, l'impiego esclusivo del legno nelle sue svariate forme, dal massello al compensato stratificato, ha richiesto un approccio alla modellizzazione simile a quello impiegato per i più moderni materiali compositi. Le caratteristiche morfologiche del legno e la sua spiccata ortotropia sono state un'interessante sfida affrontata con passione. Assai istruttivo il confronto tra i codici di calcolo per il legno degli anni 20 e 30 e i risultati del nostro modello. Data la complessità della struttura e le sue notevoli dimensioni, si è reso anche necessario fare ricorso alle tecniche dei superelementi. Questa metodologia permette di condensare un intero componente, ala fusoliera, alle sue interfacce e favorisce una maggiore rapidità di calcolo. Un altro interessante capitolo è la ricerca delle caratteristiche meccaniche dei legnami impiegati. La ricerca di dati su vecchi manuali navali ed aeronautici, arricchita da dati collezionati da moderne pubblicazioni, ci ha permesso di ottenere i dati necessari. Interessante anche la selezione delle condizioni di carico, tra le quali il calcolo di una richiamata simmetrica a 4G, come se l'ala sostenesse per 4 volte il peso dell'intero velivolo, quindi caricata con circa 40 tonnellate. Semplice invece la modellizzazione dell'aeromodello,
realizzato quasi interamente in fibra di carbonio, quindi con criteri di modellizzazione ormai oggi consolidati per i materiali compositi. Per il velivolo viene confermata la robustezza strutturale e ci piacerebbe molto poter confrontare i risultati con qualche report di laboratorio, magari reperibile negli archivi SIAE. I risultati teorici del modello verranno invece confrontati con quelli di una prova statica in corso di preparazione presso il laboratorio del Politecnico. Avremo utili indicazioni nel confermare i risultati delle analisi ed il buon comportamento della struttura. Ci siamo preparati per effettuare delle prove di laboratorio, il cui scopo è quello di effettuare delle misure sperimentali e permettere la verifica dei modelli analitici usati per il calcolo. Le prove attualmente in programmazione sono relative all'impatto degli scafi e alla prova statica sul velivolo. Per quanto riguarda la prova di impatto, essa ha lo scopo di determinare l'andamento delle pressioni che subisce lo scafo del velivolo Savoia Marchetti S55 all'impatto con l'acqua. Le formule proposte da von Karman indicano come al ridursi dell'angolo di Diedro la pressione tende all'infinito. Questo ha portato alla progettazione di una verifica sperimentale perché il velivolo presenta una variazione di angolo di Diedro da 18 gradi a valori negativi. Si è realizzato un modello in analogia idrodinamica a forma di cuneo, con angolo di Diedro di 30 gradi. Sono state fatte delle sofisticate simulazioni teoriche, il tutto per valutare a diverse velocità gli andamenti di pressione e quindi di tarare la strumentazione di sgancio, di misurazione e di acquisizione dati. La struttura di supporto del cuneo è un traliccio a cui è vincolato il sistema di sgancio, che consiste in una trave scorrevole lungo l'asse verticale che impone al corpo di prova il moto perpendicolare al pelo dell'acqua. Lo sgancio d'altezza definita è controllato da un elettromagnete. L'articolo di prova presenta sia sensori di pressione lungo un fianco, sia di accelerazione alle estremità. Si misurano successive elaborazioni i valori di pressione e di accelerazione con una frequenza di 25 kHz. Tra gli scopi della prova vi è inoltre la verifica della configurazione della strumentazione che verrà impiegata per la prova con uno scafo di S55 in scala. Le condizioni di impatto, sia di caduta verticale sia con velocità orizzontale, per simulare meglio le condizioni di ammarraggio. Un'altra interessante prova di laboratorio in via di esecuzione è la prova statica. Su un articolo di prova che comprende le ali, il troncone centrale e gli scafi. Lo scopo della prova è quello di verificare lo stato di sollecitazione interno e gli spostamenti della struttura sotto carico. La struttura di prova sarà caricata simulando una condizione di carico a massimo fattore di carico. Trasduttori di posizione ed estensimetri sono installati per rilievi sperimentali. I risultati ottenuti verranno confrontati con i valori calcolati mediante il modello agli elementi finiti e permetteranno quindi di validare lo stesso modello di calcolo e acquisire una maggiore confidenza sull'analisi. L'additive manufacturing è una tecnologia innovativa nata alla fine degli anni 80 e consente la produzione di manufatti in maniera molto più semplice e rapida rispetto alle tecnologie tradizionali. Concettualmente molto semplice, invece di togliere il materiale che non serve, come si fa con le consuete macchine per la lavorazione di macchina, mettiamo il materiale solo dove serve, tramite una stampante tridimensionale. Con la scadenza dei primi brevetti all'inizio degli anni 2000, il costo delle stampanti e di conseguenza la diffusione della tecnologia è stata rapidissima e ha aperto le porte a numerose applicazioni. Esistono vari metodi per stampare in 3D un oggetto. Si va dalla stereolitografia, con cui si usa una resina fotopolimerizzante, alla fusione di uno strato di polvere plastico metallica mediante laser, alla deposizione di filamento plastico fuso. Nel TIM S55 queste due ultime tecnologie sono state usate per la produzione di stampi e componenti finiti per l'aeromodello. Per quanto riguarda i componenti, il castello motore è stato realizzato in lega di alluminio ALS10MG, con la tecnica del Selective Laser Melting. Abbiamo iniziato con il disegno del CAD originale dell'assieme. L'assemblaggio 1 a 1 è composto da molte parti, tra cui parti metalliche, parti in legno, bulloni, e quindi è abbastanza complesso e molto difficile da riprodurre in scala 1 a 8 tramite tecniche modellistiche, soprattutto data la scarsa esperienza del team con tali tecniche. La prima cosa che abbiamo fatto quindi è stata semplificare la geometria dell'assieme fino a ottenere una parte stampabile. Si sono inoltre adattate le piastre di base che collegano il supporto all'ala per avere collegamento con la struttura del piano centrale mediante bulloni. La parte superiore, invece nascosta dalla carena, è stata riprogettata ottimizzando per risparmiare peso. Questa tecnologia ci ha consentito quindi di produrre l'intero castello motore in maniera semplice e veloce, risparmiando molte ore di lavoro manuale e di ottenere delle tolleranze dell'ordine del decimo di millimetro. Per realizzare i componenti in fibra di carbonio abbiamo prodotto
gli stampi mediante stampa 3D a filamento, in materiale molto economico e semplice da stampare, quale il PLA, che è una plastica bio-based. Il mandrino di laminazione è composto da più parti assemblate. Le parti sono state prodotte dal team con la stampante e acquistate appositamente. Il vantaggio maggiore, oltre all'aspetto didattico, è stato un risparmio considerevole in termini economici rispetto agli stampi fresati usualmente utilizzati in ambito industriale. Un certo svantaggio rispetto alle tecnologie tradizionali però si ha nelle tolleranze dimensionali e di finitura superficiale. Anche se nel team, con l'acquisizione crescente di esperienza, siamo riusciti a migliorare notevolmente questi aspetti rispetto alle prime prove. Guardando quelle facce oneste che conoscevo una per una, avevo voglia di gridare: grazie a voi che avete partecipato con tanta appassionata dedizione a questa impresa e l'avete materialmente realizzata. In conclusione, l'obiettivo principale consiste nel progettare e realizzare un velivolo volante in scala 1 a 8 dell'S55X con propulsione elettrica e dimensioni 3 metri di apertura alare, preservando le caratteristiche principali e la forma esterna del velivolo. Le scelte progettuali sono state guidate dai requisiti della competizione F4 Scale World Championship, tra cui quello più stringente relativo al peso della struttura, 15 kg senza motori. Questo ha portato all'adozione di moderni materiali compositi in fibra di carbonio e all'utilizzo di tecnologie innovative, tra cui l'additive manufacturing. Ad oggi tutti i componenti dell'aeromodello sono pronti per l'assemblaggio. Purtroppo la situazione Covid-19 ci ha causato alcuni rallentamenti nei lavori, ma siamo fiduciosi di poter rientrare nel nostro laboratorio già da settembre. Inoltre, il team si è già impegnato nel prendere contatti con l'aeronautica militare, in particolare con il generale Mainini, ottenendo un riscontro positivo. L'idea è quella di organizzare un evento presso il Museo Storico dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle, durante il quale verrà presentato il progetto, svelato l'aeromodello realizzato dai ragazzi del team S55 ed effettuato il primo volo, con Alessandro Frisori come pilota, sul lago di Bracciano. Un altro degli obiettivi principali del team è quello di allestire una prova sperimentale per verificare la distribuzione di pressione sugli scafi al momento dell'impatto con l'acqua, già descritto in precedenza dal mio collega. Per quanto riguarda il futuro, siamo pronti a spingerci ancora oltre. Vorremmo presto iniziare un progetto ancora più grande, il progetto S55IRA, High Efficiency Replica Model Aircraft, il quale prevede la progettazione e la realizzazione di un prototipo volante a lungo range, in grado di ripercorrere una delle tappe delle trasvolate dell'istorico S55X. Punto di partenza sarà l'aeromodello in costruzione, a cui saranno apportate delle modifiche per aumentare l'efficienza e l'utilizzo di un sistema di potenza ad elevata energia specifica, basato su fuel cell a idrogeno. Il prossimo anno vedrà quindi i ragazzi del team impegnati nello studio di una nuova geometria delle semiali per assicurare una maggiore efficienza, di un sistema propulsivo basato sulla tecnologia fuel cell ad idrogeno e di un sistema di controllo che permetta al velivolo di orientarsi in modo autonomo durante tutte le fasi della missione. Quest'ultimo progetto vorrebbe portarci verso una maggiore internazionalizzazione del team. Infatti, cercheremo di coinvolgere nel progetto innovativo team studenteschi dislocati in varie università del mondo e in particolare quelle dislocate in città, sedi di tappe delle storiche trasvolate, con l'obiettivo di stabilire un primo network di team studenteschi interessati a collaborare alla sfida di realizzare un UAV in grado di ripercorrere le storiche trasvolate dell'S55X. Grazie dell'attenzione. Se ho visto più lontano, è perché stavo sulle spalle dei giganti.